A differenza di sabato sera, questa volta il presidente del Palermo Zamparini allo stadio La Favorita non si è nemmeno presentato. In compenso si è fatto sentire come al termine dell'incontro di Coppa Italia vinto dai rosanero per 5-4 sul Bari. Zamparini è andato giù pesante, come del resto nel suo stile, accusando il tecnico Gigi Del Neri e i giocatori di scarso impegno. In sintesi, il presidente ha detto di vergognarsi, testuali parole, di questo Palermo e che se continua così c'è il rischio di retrocedere. Esagerato, certo, di sicuro la sfida di ieri in Coppa Italia non è stata delle più brillanti. 9 gol in tutto, di cui 4 subiti da una difesa che ha scricchiolato più del dovuto, ma non tutto è andato per il verso sbagliato. Infatti, la partita di ieri ha candidato ufficiosamente Terlizzi al ruolo di attaccante. Subentrato al 14° della ripresa, ha realizzato il 4-2 e propiziato poi il 5-2 firmato da Gonzales. Ha ricoperto nell'arco di mezz'ora ben 3 ruoli, attaccante, centrocampista e difensore. Eccola la vera risorsa del Palermo, ecco un giocatore su cui Gigi Del Neri può fare assoluto affidamento in un momento delicato dove non ci sono Makinwa, partito per la Coppa d'Africa, e Caracciolo, infortunato eppure squalificato. Entrambi non ci saranno a Messina sabato sera. Altre preoccupazioni dunque per Del Neri, che oltre a sistemare l'attacco deve assestare la difesa. I 4 gol di ieri insegnano, ma alla fine quello che conta è la qualificazione ai quarti. E per il Palermo il prossimo 25 gennaio ci sarà molto probabilmente il Milan.